Masako! E Masaka ci sta sempre lì. Masako! Con la voce di Bruco. Masako! Comunque, vabbè, andiamo avanti. E Big Mom con quest'occhio pazzarello, perché questa qui, sapete, un po' il disturbo bipolare, mezza pazza, che dice, parla di Brooke come un simpatico animaletto da collezione, animaletto, vabbè, personaggio da collezione. E poi, fine. Finisce qua, tu sa, l'indice, l'indice, no? L'indice del volume. C'era uno che è Germa, c'era due, c'era tre Brooke. Cioè, questo qui finisce qua. Durante questo volume scoprirete qualcosa. E questa è l'immagine d'impatto perché dal buon coglione ne ho parlato prima di ingrandirla, quindi no, l'ho ingrandita e vado avanti perché ci ho detto tutto. Comunque ha completamente sfondato la porta, però guardatevi bene l'espressione di Big Mama perché è bellissima, cioè sta faccia che ha, somiglia molto a Brulé comunque, a parte questo, vabbè, ma queste sono cose. Ah, eccoci qua, questa mi è piaciuta da morire questa, non lo so perché, ah, sta cosa, ma sapete che c'ho anche il laser? Che questo qui? Perché parlo del laser? Perché praticamente Oda parte dal presupposto che quando due spadaccini si combattono e hanno la spada a destra, io a posto ho visto, non è che Tamako e Mancino, no, anche Tamako ce l'ha a destra la spada, Petro ce l'ha a destra. Quando combattono gli spadaccini, parte dal presupposto che hai la spada a destra e quindi potresti dare un fendente in questa maniera, no? Di così. Quindi dai il fendente di così. Dando il fendente di così è facile che tu vai a colpire l'occhio sinistro del tuo rivale. Dio, potresti colpire pure il destro. Non lo so. Forse perché quando fai così colpisci più sinistro. Non lo so. Comunque, fatto sta che secondo Oda, o ti chiami Barbanera e Ashanks, o ti chiami Pedro, o ti chiami Brook, ogni volta che combatti con la spada mi dispiace, ma l'occhio sinistro te lo devi rovinare. Fa parte di One Piece. Cioè, vuoi fare lo spadaccino e devi perdere l'occhio sinistro. Mi dispiace, ragazzi. Un po' di pazienza è così. Voi dite Zoro. Samurai non è spadaccino, andiamo avanti. Comunque, questa scena inizia con la panoramica, ovviamente, perché ci sta la panoramica con tanto di. Ma giustamente in un capitolo così ricco, se non mette le panoramiche ci perdiamo. Però, ricordatevi che se ho capito bene, qui stiamo sempre all'interno del palazzo, eh. Infatti io vedo i tendoni, le cose, non ho capito se questi qui sono i tendoni, come dire, del di fuori o è una stanza interna. Non lo so, ho avuto un po' sto dubbio perché non ho ben capito. Perché il palazzo di Big Mom è gigantesco, comunque può darsi pure che stanno all'esterno. Io ho avuto un po' la sensazione all'inizio quando l'ho letta che fosse una stanza gigantesca. Non lo so perché ho avuto questa sensazione. Enies Lobby, per dire, no? Zoro contro Kaku, quelle stanze interne che però sembrano giardini esterni. Non lo so, comunque, praticamente, vi è questa immagine stupenda di questi due che già si conoscono. Qui entriamo in quella capacità geniale di Oda di riuscire a fare le trame nella trama, cioè c'è poco da fare. No, sti due che si incontrano dopo tanto tempo. A Dressrosa l'avevamo un po' visto tra Trafalgar di Law e Doflamingo che avevano quelle cose in sospeso, ma ci sta all'interno delle trame le cose in sospeso. Sono bellissime. Sto Pedro è arrivato lì per chiudere la situazione una volta per tutte ed è scioccante quando sappiamo del fatto la storia dei 50 anni di Pedro. È tutto scioccante. Allora, un po' i pensieri misti che mi sono venuti. Petro è stato fatto correre fino ad arrivare qui, che lui dice, ma dannazione mi hanno portato qui. Dice, ah, da tanto tempo non ci vediamo, boom. E arriva Tamako. Vedete che Tamako ha la tazzina di tè, tanto per cambiare, fumante in testa. Questo riesce a produrre calore. Perché? È una capacità di tutti gli uomini con le gambe lunghe? No. Muti no. Liu Gili a Dressrosa no. Quindi è una sua caratteristica. Ci riesce perché è bravo lui, cioè anche Rufy riesce a produrre il fuoco che ci azzecca, quindi è bravo, o anche è un fruttato. Al momento, si sa. Fatto sta che vi ricordo, ma penso che lo sapete bene, lo ricordate già, che Tamako è abituato a chiamare gli avversari con bollente se è forte, tiepido se è scarsino, freddo se è proprio una pippa. Per cui questo qui ce l'ha molto con le temperature. Io all'epoca pensavo che avendo le gambe lunghe e parlando di temperature potesse essere un buon rivale per Sanji, il discorso del calore, no? Diamo il jumbo, ma poi la storia ovviamente, figuriamoci, prende tutte altre situazioni. Questa scena mi piace perché si vede questo vento che corre, che qui, no? Quello che porta via il mantello, eccetera.
Mi piace anche Tamago come è messo, no? Questa situazione così, non muovo troppo il microfono, però bello come sta messo, no? Questi due rivali che finalmente dopo tanto tempo si rincontrano. Vengono di nuovo citati questi pirati Nox, di cui faceva parte anche Pecoms, quasi sicuramente. Eccola qui, la volta scorsa. La volta scorsa che erano stati qui. Nox, sapete, viene da notte. La dea della notte ci sta pensando a che tipo di visione è Pedro, no? Se vi ricordate la saga di Zoo, ma penso di sì, perché sennò è stato inguaiato. E praticamente, vedete, mi dà la sensazione, vedendo queste finestre che stanno all'interno, comunque, sta scena con questo vento che corre e questi due che si stanno ormai preparando alla battaglia. Qualora fosse, Alice nel Paese delle Meraviglie ha più o meno un giardino simile, non so se era, eccolo qui, ha un giardino simile, Alice nel Paese delle Meraviglie, come paesaggio, anche se questo è esterno, però più o meno siamo lì, nel giardino dove Alice ha giocato con la regina di cuori. Voi dite, quindi giocheranno a cricket? No, no, giocheranno con le spade, che cricket? Voi sapete, Oda ha delle piccole citazioni, poi non mica va a copiarsi la cosa, però cercando la fotografia di Alice, ne ho trovato questo su Google Immagini, ho voluto un attimino metterla, perché riguardando adesso, questa è Alice, non è One Piece, però riguardandolo un po' adesso, tutte queste tazzine con questi colori, i cuori, le picche, eccetera, eccetera, e le mazze di carte, la chiave, Brooke ha appena trovato la chiave qui, la chiave che apre le serrature magiche, il bianconiglio, vabbè, Alice è Pudico, ovviamente, e gli orologi, cioè praticamente, ragazzi, la saga Oda è riuscito a creare una sua saga, con la sua trama, con i suoi personaggi, però andando veramente a citare tutte queste cose, cioè su questo bisogna dargli credito a Oda, anche chi magari non piace molto One Piece, però veramente è riuscito a fare sto polpettone, perché una persona normale, se dicesse ma quasi quasi nella mia opera ci piazzo Alice, o lo citava poco, o anche l'avrebbe citato così tanto da scopiazzarlo, invece lui ha fatto una trama tutta sua, però in questa trama ci riesce a buttare dentro ogni volta tanto di quelle saghe, per non parlare delle altre già citate, La Bella e la Bestia, ti ricordate, ne avevo parlato tempo fa, Hansel e Gretel, questa qui proprio è stata chiarissima, questa qui che sta quasi per mangiarsi carote per Hansel e Gretel, cioè veramente la bravura. Comunque, si ritorna a questa pagina qui che è veramente geniale, perché questa pure è bellissima, si vedono finalmente le cicatrici. Tamago è la prima volta, onestamente, che lo vedo con un'espressione così seria e quasi cattiva da uomo vissuto. Cioè, di solito Tamago si è più visto come un personaggio un po' bizzarro e anche spesso spaventato da Big Mom. Stavolta lo vediamo proprio con sta faccia. A me piace, non lo so, a me sta cosa quando vedo due persone che stanno per affrontarsi dopo una storia passata, no? È giunta l'ora della resa dei conti. Ma è una figata, mi piace troppo a me vedere queste cose. Questi due uomini che stanno per affrontarsi, l'altra volta è finita in pareggio, cioè... Questa secondo me sarà una delle scene più belle del volume. Un bel capitolone, bel combattimento come Dio comanda. E Oda con i combattimenti soprattutto di spade... poi vedremo. Magari si allena per WoW, ovviamente. No, comunque andiamo avanti. Io non so come andrà a finire, perché dobbiamo capire se combatterà, ma penso di sì. Che penso che combatteranno, il combattimento tra i due ci sarà. Come finirà non lo so, c'è il discorso del 50 anni. Allora, qui due sono le cose, ragazzi. O questa saga finisce che loro riescono a... Dico sta cosa che magari succederà, per cui magari riescono a far fuori tutti gli omis, recuperare tutti i pezzi di anima perduta, di vita vissuta, e ridarla agli abitanti di Whole Cake Island, e Pedro si riprende anche i suoi 50 anni. Sarebbe molto bello. Ma questa cosa secondo me succederà solo se Big Mom dovesse iniziare a fottersi le anime di tutti. Se Big Mom dovesse iniziare a prendersi 50 anni da Sanji, 60 anni da Rufy, 40 anni da Nami, eccetera, eccetera, secondo me, dici, questi qua non penso che moriranno tutti adesso, quelli dell'equipaggio, nel giro di 4 capitoli, sta saga finirà con Big Mom sconfitto e tutti che si riprendono il bottino del tempo, Il discorso del tempo, tra l'altro, vabbè, l'avevo già citato, la volta scorsa con la storia infinita e anche l'altro romanzo di Ende, quindi lasciamo stare, perché è un romanzo bellissimo che parla del tempo, quello lì stupendo. Comunque, secondo me il almeno un buon capitolo di combattimento tra Pedro e Tamago ci sarà. Tamago a quanto pare quindi è spadaccino anche lui, e la cosa mi fa molto piacere. Eccoci qui.
però. Però, questa è. Sapete, questo è po. Sta scritto po, che non è po. E sono le gocce che sgocciolano. E qui il rumore della mano che si appoggia al muro. Che cosa è successo a Reju? Allora, molti, a parte l'anteprima di ieri, quindi la prendo e la ripiazzo qui, no? Penso che l'abbiate vista, comunque riassumendo erano giusto tre teorie. È stata Putin che ha deciso di farla finita, ma non suicidandosi, ma uccidendo, magari qualcuno ha deciso di, ad esempio, scatenare un suo potere nascosto che una volta che lo libera non si controlla più, e è per questo che ha dato l'addio a tutti, no? Addio, mi trasformerò nel mostro, addio, voi non mi vedrete più. Il Cicciarampa, che fine ha fatto il Cicciarampa? È Putin il Cicciarampa quando si trasforma. Ah, boh. Comunque, magari questa qui si è appena trasformata. Prima di iniziare c'è un ragazzo che mi ha mandato dei messaggi vocali, Natalino, non mi ricordo, solo Natalino perché pure papà si chiama Natalino, e comunque aveva detto, ma sai, Strike, ho pensato, più che altro, vabbè, tante teorie anche lui, ma come Reju si è trovata così? In effetti lui parte dal presupposto, e ci può stare, che Reju stava camminando beata per il palazzo, quando all'improvviso dietro a una porta sente magari... Germa, stanno parlando di noi così, si va ad affacciare e sente quel che non deve sentire. Questa è una situazione dove Pudding, Reju, scusate, è passiva, cioè lei se ne stava per i fatti suoi, viene per la cattiva sorte ingabbiata in una situazione. L'altra versione è una Reju attiva. Reju si stava muovendo per le sale del palazzo alla ricerca di qualcosa, l'hanno sgamata e l'hanno riempita di botte. In quel caso può essere la seconda teoria di cui vi parlavo ieri, che è Katakuri, il quarto dolce comandante ancora non visto, e quale momento migliore di tirarlo fuori se non per essere quello lì che innesca la situazione finale, perché questa è la situazione finale della saga. Cioè da questo momento in poi il matrimonio è seriamente a rischio, ma non tanto con Brooke, perché Big Mama dice, no, tu vorresti rovinarmi il matrimonio, ma Big Mama mette a posto la situazione, è troppo forte per Brooke, di cosa parliamo? Magari sarà interessante vedere il discorso dell'anima, però dai, Brooke che fa pure un imperatore. Invece questo è interessante, cioè questo qui è la goccia che farà traboccare il vaso del matrimonio. Bella questa, è poetica, ci sta. E in questa situazione qui, allora, o è Putin che si sta trasformando, collegando il fatto che a inizio capitolo che fine ha fatto Reju, a metà capitolo che fine ha fatto Putin, eccole qua. O anche un Katakuri, che quindi in una versione di Reju attiva, Reju stava cercando qualcosa, Katakuri la vede, cosa fai qui? Bang, è la vena di Mazzara. Un'altra cosa che giustamente faceva notare anche l'amico lì, ma siamo sicuri che questo è il palazzo di Hulk Island, o è già dentro il corpo di Capone? Ecco, dico la terza teoria e poi parliamo di Capone. La terza teoria di cui parlavo ieri era... Ma sono scordata, qual era? Ma non mi ricordo, avevo detto tre teorie. Ah, sì, che praticamente i cloni del Germa sono impazziti. Reju se ne stava nel laboratorio per i fatti suoi a mettere a posto, e qualcuno, o qualcuno volontariamente, qualcuno anche magari di Big Mama, un Capone, un Katakuri, o qualcuno all'interno dei Germa che ormai sta incazzato, Cosette. Immaginatevi che Cosette si è innamorata di Sanji, dopo che ha salvato la vita, e vuole annullare il matrimonio. Oh, ha detto proprio una cazzata, però per dire, qualcuno del Germa, allora ha sabotato il laboratorio dei Germa, così, e Reju si trovava lì all'improvviso tutti i cloni che adesso che l'attaccano, i cloni impazziti, Big Mama dice, ah, questo sarebbe il vostro bel laboratorio, eccetera, eccetera, e succede questa storia. Reju come fa a scappare? Secondo me avrà utilizzato il suo veleno, magari in forma gassosa, così, eccetera, per distrarre, e poi ha cercato di salvarsi quando più possibile. Qui è ancora all'impiedi, qui già è caduta. Reju, secondo me, verrà comunque. Secondo me a breve sapremo la situazione, perché Reju, secondo me, verrà comunque raggiunto, perché non è in grado di raggiungere la famiglia adesso. Quindi verrà raggiunto da qualcuno, probabilmente quello che l'ha ridotta così, e vedremo che succederà. Sarà tenuta prigioniera, scomparirà fino al giorno del matrimonio, cioè domani praticamente. Questa è una delle cose. Andiamo avanti, perché io mi ero segnato, tipo bellissima sta scena, tutta proprio come disegnata anche dal punto di vista scenografico, no? Prima la mano, poi le gocce che cadono, poi questa, molto molto bella, è live. Ecco qua, grazie a Trafalgar che è l'unico che ci riesce sempre a mettere in ordine la testa. Allora, la prima hype era il discorso che Pudding
ha deciso di fare qualcosa di folle, e giustamente, come dicevo ieri, le cose folle sono o si suicida o scappa. In entrambi i casi non va. E scappare proprio no, è Lola 2.0, il suicidio pure sì, andrebbe bene per le fiabe, ci stanno varie storie, vari romanzi, Romeo e Giulietta avevo citato la volta scorsa, però ancora, invece Napoleone che chiuse il potere del terzo occhio, sempre se è lei, alcuni ancora dicono che forse non è lei, però per dire, Katakuri, la rivolta dei cloni, andiamo avanti, sto capone bello che tutti ormai, da ieri sera, appena ho scritto il video, ho fatto il video, ho pubblicato il primo commento, sai che se fosse Capone Beck, oh ragazzi, da ieri sera che mi è stato attassando questo Capone Beck, sì, vi spiego il ragionamento, ci può stare, perché, e avete proprio convinto, in effetti vi dico la verità, ma non per qualcosa, va bene, non lo dico perché dopo non ci credete, per chi ci crede, quando ho visto Rage in quello stato lì con il sangue, così mi è venuto in mente Pecom tutto mitragliato, ho detto questo è Capone, però poi dopo ragionandoci l'ho scartato, poi vabbè, veramente, comunque, quindi ci può stare Capone Beghe, l'avevo scartato, l'ho ripreso perché giustamente voi dite, uno è uno che se ne è strafotto, picchiare una donna o non picchiare una donna, lui, anzi l'aveva detto proprio a Pecom quando gli ha sparato, tu sei troppo buono per questo mondo, sei troppo empatico, invece vedi io sparo pure alle donne, cazzo me ne frega, quindi ci può stare, uno. Seconda cosa, lui è una supernova che ormai quando Pecom si gli ha detto, tu non sottovalutare, mamma, sarà l'inizio della tua fine, eccetera, eccetera, quindi sta tramando qualcosa. Cosa? Far saltare il matrimonio. Mettere zizzania tra i Germa e Big Mom. In altre parole, far sì quello che noi avevamo... che io avevo pensato e molti di voi erano d'accordo con l'idea che Germa potrebbero attaccare Big Mom, magari io avevo pensato che era una cosa volontaria, cioè Germa erano andati lì apposta per attaccare Big Mom, invece i due non vogliono attaccarsi, veramente vogliono fare questo matrimonio, allora c'è bisogno del classico uomo che butta la zizzania, no? Cioè quello lì che praticamente ha due cari amici, mo li faccio litigare, allora magari faccio una cosa un'altra e poi li faccio litigare, io mi godo la scena da fuori, no? Tra i due litiganti il terzo gode, che è Capone Beck. E quindi, poverina, ne ha fatto le conseguenze a Reggio, che era andata un attimino in bagno a lavarsi le mani, l'ha beccata lì, l'ha riempita di mazzate, e, però deve fare anche in modo che Reggio quindi torni dai suoi parenti a dire guardate che Big Mom è cattiva. E secondo me Giaggi non la prenderà bene, vedere la figlia ridotta così. Qualcuno aveva proposto, se fossero stati Cigi e Nigi, cioè, qui andiamo un po' in alcune cose folli, però in effetti Cigi e Nigi non hanno nessun problema, lei l'ha detto, piccherebbero anche me se sapessero che ti sto aiutando. Loro può darsi che sapevano che è stata Reggio a liberare Sanji tanto tempo fa, e magari ti dicevano, guardi che noi ti teniamo d'occhio. Quando hanno visto che la sorella stava tornando di nuovo a stare un po' a contatto col fratello, eccetera, magari Gigi e Nigi hanno deciso di darle una punizione. Questa è una teoria che ho sentito. Onestamente, rivedendo la prima pagina, mi sembra di strano, perché diciamo, ne parlavano, non l'ho vista, quindi vabbè. Comunque, Reggio se l'è cercata. Secondo me, questo qui, facendo un po', più che un hype, un riassunto, il discorso, quando... suggerimento, quando pensate a una teoria, pensate un attimino se Reggio ha una versione attiva o passiva nella vostra teoria, se l'è cercata o meno. Perché se l'è cercata, allora i Germa sono cattivi e stanno pensando a qualcosa. Se invece è una versione passiva, allora i Germa sono quasi buoni nella saga, nel senso che sono lì veramente per il matrimonio, e qualcuno da fuori vuole sabotare il matrimonio. Ed è importante perché se l'è cercato o meno si capisce che ruolo, che intenzioni hanno i Germa sul serio. La precedente esplosione di Petro potrebbe essere che Reggio in realtà si trovava lì perché stava cercando anche lei di rubarsi i Pony Griff, ma proprio in quel momento lì sono partite le esplosioni, dice che cazzo si è trovata proprio in mezzo. Così. Cesar. Che fine ha fatto Cesar? Anche per il fatto che Prospero ha detto adesso sto io a controllarti e poi l'abbiamo visto insieme a Rufy da quell'altra parte. E Cesare che fine ha fatto? Anche perché Cesare è l'uomo dei gas velenosi, questa qui è la ragazza dei veleni, i due sono un po' collegati. Vuoi vedere che Cesare ha pensato a un sistema nel suo laboratorio, anziché fare
un'arma, scusate, la pillolina per far diventare giganti i figli, cosa sta facendo? Cesare sta pensando a un'arma per far scoppiare in aria Hulk e Kylan, almeno nella fuga, cioè nella cosa si può dare alla fuga. E magari si è trovato all'Iregio e ne ha pagato le conseguenze. È un modo per buttare un po' nel caldrone Cesare, che da troppo tempo non lo vediamo, e il cicciarampa, il discorso di prima, io mi avevo detto tutti cose da subito diventa il cicciarampa. Manca il cicciarampa, ragazzi, cioè manca quel personaggio cattivo che è la vera fonte del potere della duchessa, soprattutto della duchessa in Alice attraverso lo specchio. Attenzione che sto capitolo si chiama Proper attraverso lo specchio, quindi più citazione di questo se muore. Però mancherebbe proprio quel potere al di là della duchessa, un figlio super mega cattivo potentissimo eccetera. Ma Katakuri, come vi dicevo ieri, è un fiore aromatico. E il fiore mi fa più pensare a un altro che potrebbe avere un potere un po' delicato, anche questo qui magari protico, sempre col veleno, secondo me Katakuri pure sarà un po' così. Forse, chissà, magari è una donna, vedremo. Comunque, vabbè, detto questo, abbiamo tutta la settimana per sbizzarrirci, vediamo un po' i pronostici a cazzo di Strike. La prima apparizione di Katakuri la diamo a 50. Cioè, nel prossimo capitolo vedremo finalmente sto benedetto Katakuri, il che significherebbe che forse è stato lui 50. Sapete che 50 su quote altissime, ragazzi, comunque per dire. La ricomparsa di Pudding, viva o morta, la diamo a 30, perché secondo me Pudding ci vorrà ancora un bel po' per rivederla. La ricomparsa di uno fra Pound, Jinbei o Pecoms, la diamo a 20, eppure altissima come quota. Ma più che altro perché da un po' che non li vediamo. Cesare ideerà un sistema esplosivo, cioè in Cesare ha in mente qualcosa di esplosivo, anche perché lui con le bombe è abbastanza bravo. C'è un laboratorio a disposizione, deve pensare a un modo per scappare, farà anche lui la sua parte, la diamo a 9. Quota altina, ma non proprio. Giaggi si incazzerà come una bestia, vedendo Reggio così, non so quando succederà, ma quando succederà, 4,30, una quota abbastanza possibile. Inizio dello scontro fra Pedro e Tamago, già nel prossimo capitolo a 2,90, io me lo auguro tanto, 2,90 si può stare come quota. Big Mom sarà attratta dal potere, non dalla forma di Brooke, 2,20. Cioè, Big Mom finora vede Brooke interessante perché è uno scheletro parlante. Appena vedrà il potere dell'anima, secondo me ne resterà molto attratto. E qui attenzione, potrebbe essere che Big Mom ha il potere di estrarre il frutto da qualcuno e darlo a un figlio, e quindi Brooke potrebbe essere gravemente in pericolo di vita, ma vediamo. Scena che ritorna su Rufy e Nami, 1,80. Secondo me, dopo un capitolo dove non li abbiamo visti, è facile che nel prossimo vedremo un po' che stanno combinando i due incaprettati lì nella situazione. Ah, una nuova rubrica, pigliamola a ridere, ci ho messo Rogue perché mi piaceva lui, di sempre, pure quando prendi i calci di chitarra, quindi più contento di lui. Prendo una vignetta e trasformo un po' le parole così per fare una battuta, che è questa. La battuta è: signore, disse Pulcinella, tanto voglio morire quando tre orologi vanno uguali. Questo è davvero un detto napoletano, ma in realtà con la scusa della battutina vorrei farvi notare che tutti gli orologi portano tutti orari diversi. E quindi un modo per ridere su questa trovata di Oda di mettere 40 orologi, tutti e 40 con orari diversi. Forse è un modo per far capire che qualche calendario gigante ci sono i fusi orari, non lo so. Però comunque mi piaceva sta cosa, che veramente c'è, cioè, questo detto napoletano, disse Pulcinella, tanto voglio morire quando i tre orologi vanno uguale. È un modo per dire non morirò mai, perché fateci caso, non troverete mai tre orologi che portano lo stesso orario. La più bella della settimana, vabbè, ormai ne ho parlato così tanto, ragazzi, guardate che è solo un pretesto, per stare un po' così a chiacchierare a fine video, per sdrammatizzare un po', eccetera, non la pigliate sul serio. Oh, a me piaceva più quell'altra, vaffanculo, devi morire, cioè, mi raccomando, restiamo tra l'amicizia. A me è piaciuta questa, scusate, i fiori sono bellissimi, tutto belli, però mi è piaciuta questa perché ve l'ho detto, mi piacciono proprio queste cose di finalmente ci rivediamo ed è l'ora dei conti dove potremo saldare il nostro, eccetera, eccetera. Mi piace questa cosa così, giusto per... volevo spararvi il laser negli occhi, bella sta cosa, mi piace. E quindi mi piaceva questa scena così di questo vento, cioè, stavo leggendo il capitolo, buonanotte, stavo guardando sto cazzo di cose, gli scan dei maledetti, che meno male che ci sono, però sono bruttissimi rispetto al manga, però capito, stavo guardando, ho visto questo, ma che bella sta scena, proprio così mi è venuto in mente, ma che bella sta scena, mi piaceva proprio questo coso, quel pre-battaglia che ti carica di testosterone, proprio dici, bello questo. Vabbè, noi ci vediamo la prossima volta. Poi mi raccomando, fate i bravi. Il video secondo me è durato poco, siamo sulla trentina. Dovremmo stare sulla trentina di minuti a sto giro, secondo me. Oh, come se blocco, aspetta. Fammi vedere, perché se forse sono stato bravo, mi sono riuscito a mantenere
50 minuti, ci vediamo. Ciao ragazzi.